Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Allora, nello scorso episodio siamo morti, ovvero io sono morto, ma abbiamo trovato in compenso il tempio sottomarino. Allora, prima di tutto, vi chiedo di lasciare un bel mi piace per la serie e per il video, così che possiate supportarmi e aiutarmi a migliorare, insomma, sempre di più. Bene, allora, come potete vedere sono full armatura e ho rifatto anche le armi e la roba e mi stavo preparando per andare a provare a uccidere l'Elder Guardian e a recuperare un po' di Prismarine. Allora, ci servono sicuramente dei secchi, facciamone 4 di latte. Poi, qualcosa di utile sono delle porte, lo capirete poi dopo. Aspetta, visto che posso fare il crafting veloce. 6 porte, sì, da quando si possono staccare è fantastico. Adesso andiamo a recuperare il latte, un po' di legno lo portiamo via, sì, non tutto, però questo non voglio sprecarne troppo. E poi ci potrebbe essere utile della gravel. Qua mi pare di averne. O della sabbia. Pare di averne di qua. Oddio, è vero, ci possono essere i phantom. Da qualche parte di qua. Adesso vediamo. Ta 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 ta. Ciao, maialino. Qua niente, qua niente. Ah, qua c'era una cesta un po' buggata. Ok, avevo un po' di ghiaia. Direi che un 3 stack possono anche essere più che sufficienti. Bene, latte. Poi direi che possiamo fare dare una dormita. Allora, dov'è che ho delle mucche? Aspetta, che non mi ricordo più. Di là ho le pecore. Le mucche. Dov'è che ho le mucche? Oddio, ho un vuoto. Ah sì, di qua, di qua, di qua ho delle mucche. Sì, per un attimo ho avuto un vuoto. Non mi ricordavo più dove stavano le mucche. Comunque, il nostro mondo è carino anche senza la texture per il quale l'ho costruito, l'ho pensato, insomma, per la texture che usiamo di solito. Vediamo, ci sono ancora? Sì, ci sono ancora. Allora, venite qua. Aspetta che non casco dentro. No. Ok, non devo berlo adesso. Perfetto. Boh, ci siamo. Direi che abbiamo tutto e possiamo andare a casa a dormire. Così da far passare velocemente la notte. E poi raggiungiamo la fortezza, il tempio del mare. Allora, ho fatto il portale del Nether, ci ho messo un po' perché ho fatto un po' di casino io, insomma, mi sono sbagliato qualche volta con le coordinate, non importa, però adesso il collegamento c'è, funziona, nel Nether il passaggio c'è, non è bello come quelli che abbiamo noi, ma lo faremo diventare tale, tanto non siamo andati troppo lontano, quindi non è così difficoltoso abbellirlo, casomai prima del prossimo episodio forse l'avrò sistemato, insomma, in modo che sia anche ora più comodo da utilizzare e che si armonizzi con tutto il design che abbiamo utilizzato nel Nether. Ok, chiudiamo qui e passiamo. Ecco, vabbè, l'unica piccola pecca per tornare sul portale è che svolazza, quindi adesso capirete perché dico che svolazza. Allora, è da questo lato di qua, in fondo a questo corridoio stretto, pericoloso e non dico lungo perché non è lungo. In realtà siamo usciti da là e praticamente ci siamo, insomma. Ovviamente ci mancava il ghast che ci puntava subito. Plat, dai, passa subito. Non è troppo sicuro per ora questo portale, ma lo renderemo sicuro poi nel mentre. Ce la puoi fare? Latte.
Ho preso un colpo con questo Pigman. Ok. Lì è la fortezza. Sì, la fortezza che ce l'ho ancora con la fortezza. È il tempio del mare. E qui avevo visto una piccola. Come si chiamano queste? Una delle piccole rovine che si possono trovare. Vorrei vedere cosa c'è, sinceramente. Oddio, c'è un coso. Mori male. Bravo. Dovrebbero esserci delle casse qui dentro. Sì. E non abbiamo trovato niente di interessante, ma noi lo prendiamo lo stesso. E ci prendiamo anche la cassa, così so che l'ho ripulito. Non c'è nient'altro, vero? No. Ok, sfruttiamo questo per recuperare aria. E andiamo. Allora, io prima di tutto tornerei proprio su in alto. Come vedete adesso, grazie agli incantamenti di respirazione, che è respirazione 3 e affinità all'acqua, riusciamo ad andare molto meglio sott'acqua e a sopravvivere per un tempo maggiore. Porca vacca, mamma mia, ho preso un colpo, ci hanno già dato il money fatigue, disgraziato schifoso. Aspetta, ve lo faccio vedere qui. Affaticamento 3, tra l'altro. In pratica, rompere i blocchi con questo è una cosa terribile. Ma terribile a dir poco. Allora, io vorrei evitare il più possibile. Esatto, volevo evitare voi, proprio voi, che fate un male cane. Muori. Malissimo. Mamma mia. Allora, visto che sporgono fuori, li ho anche trovati. Uno, due, e il terzo sta di là. Quindi io direi di cominciare con lui se ci riusciamo. Proviamoci. Vabbè che c'è Mining Fatigue, però ce l'abbiamo fatta. Mangiamo. Poi io mi preparerei la porta. Perché le ho divise, non lo so. Eccomi qui. E la metterei qua. Merda. Quanto male. Adesso facciamo così. Là. Boh. Allora. Aspetta, mangiamo un attimo perché se mi colpisce di nuovo. Allora. Vai, è anche bloccato là, quindi. Perfetto. La spugna. Bella, è il Prismarine. Perfetto, questo l'abbiamo anche fatto molto easy peasy, sinceramente. Ok, vediamo, la spugna bagnata. È bagnata. Caspiterina, non ho neanche un po' di cobblestone per asciugarla subito e utilizzarla per svuotare dall'acqua questo posto. Un peccato, vabbè. Usciamo, teniamo questo coso qui così e usciamo da lì adesso. Non so se bere del latte, che me lo dà sicuramente subito. Vabbè, intanto usciamo e individuiamo gli altri due, che dovrebbero essere uno lì e uno di qui. Però c'è anche un altro di quelli simpaticoni schifosi. Siamo pro. No, sono due. Porca vacca, giù. 3, 4 sono. Vediamo. Adesso. Se ci riusciamo. Dai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Merda, 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 ok. Scusate per tutta questa merda, ma. Ok. Uff. Adesso vediamo. Mangiamo subito perché. Ok.
Recuperiamo la vita. Allora, tu muori malissimo. Dai, fatti vedere. Ho costruito il fortino in un punto proprio schifoso. No, non ci arriva. Merda. Aia che male, aia che male. Mamma mia. Vorrei anche recuperare il drop dell'altro. Vediamo. Mining fatigue, grazie. Aspetta, mi sta colpendo, ahio che male. Fa malissimo questo coso. L'altra ci è andata veramente di lusso. Accidenti a lui. Vediamo, facciamo così. Proviamo. A fare così. Là. Poi mettiamo una porta qui, una qui. Vabbè, che ho altre due porte, però non voglio lasciargliele qui. Ok, intanto rompiamo questa. E basta, così. No! Ne ho posata un'altra a caso. Accidenti, pensavo di mangiare, invece avevo la porta in mano. Dove cavolo sei là in fondo? Ci arrivo in qualche maniera. Ci arrivo, dai, dimmi che ci arrivo. No, non ci arrivo. Disgraziato che si resta là in fondo. Metto la porta qua. Guarda! Ti fai male lo stesso? Sì, perché sei un disgraziato. Dai, vieni di qua. Niente, io vado di spada con una. Prendo a spadate, brutto, schifoso. Dove cavolo sei? Ah, vieni qua, vieni qua. No, 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 senti che male. Mangia, spostati, spostati, spostati. Dai. Che cavolo sto facendo adesso? No, 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 no. Dai, che da qua ti prendo. Perché non ti prendo? Ok, questo è un pochino più rognoso, eh? Dai, vai, 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 male, vai, male. Dai, 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 dai. Quanta vita hai? Quanta vita? Oh. E due. Adesso vediamo se ha senso togliersi il Mining Fatigue. Oppure no. Cazzo, che male. Non so cosa mi abbia fatto male in questo momento, ma non importa per ora. Caviamoci via il Mining Fatigue. E niente, me l'ha già ridato. Vabbè, ragazzi, attendete un attimo. Recupero le porte. Ho recuperato le porte e quello che avevano droppato. Purtroppo avevano solo due spugne ed è un peccato. Anche se in teoria, se non ricordo male, in mezzo al tempio dovrebbe esserci tipo sul tesoro, se c'è il tesoro o qualcosa del genere, altre spugne. Adesso andiamo a uccidere l'ultimo Elder Guardian. In realtà, io avevo una mezza idea di catturarli, sinceramente. Cioè, di catturarne uno e portarlo da qualche parte. Però no. Visto che è il primo tempio, direi no. Tanto nel mondo ne spawnano tanti di questi templi qua. Magari sul prossimo che troviamo potremmo anche catturarlo e farci un tempietto noi a parte, dove metterlo in bella mostra, insomma, in bella vista. Però stavolta no. Ecco. Allora, siamo messi così. Togli questa torcia che non serve a nulla. E adesso proviamo ad andare a. Che cavolo era? Ok, ho le visioni. Proviamo ad andare a recuperare. Allora, mi dai fastidio, tu così alto. No, vabbè, non perdiamo tempo. L'ultimo dovrebbe essere qui in teoria. Cambia, vai.
Aspetta le porte. C'è uno di questi. Muori malissimo. Muori. Vediamo. Merdina. Ok. Che mangio. Aio. Facciamo così, così siamo davvero al sicuro. Perché basta. Vedete che fanno un raggio questi cosi, no? Grazie, Mani Fatig. Più a seconda del colore del raggio fa un certo danno, una certa intensità di danno, eccetera. Maggiore, vedete che cambia colore, eccetera. A un certo punto vi fa tanto male, ma basta interrompere, diciamo, il contatto visivo, per così dire, e il raggio smette. Qualcosa tipo gli angeli piangenti, se avete visto Doctor Who, che se li vedete vi fanno male, se non li vedete non vi fanno niente. Quanti caspiteri non sono! E sono tutti qua, Fioi, tutti qua. Adesso ci muoio malissimo. Oh, ciao! Oh, il solito bug che non mi fa vedere che perdo la roba, ma non importa. Ritorno qui in fondo, recupero la roba e tentiamo di nuovo di ammazzarli, sperando che siano diminuiti, ok? Ci rivediamo tra poco. Ecco, mamma mia. Eccomi, sono riuscito a tornare. Ho fatto un po' di pulizia. Sì, grazie per avermi dato di nuovo il Mindfatigue, che mi era appena terminato. Sono riuscito anche a ripulire un pochino la zona. Cioè, è stato un incubo. Come vedete, anche ho recuperato un po' di Prismarine. Qua, scheggia di Prismarine. È rimasto soltanto il grande disgraziato. Però io vorrei fargli uno screen. Ecco, prima che mi ammazzi, però. Ok. Così diventa la miniatura del video. Ok, adesso attendo un secondo. Esatto, la fame. E la ammazziamo. È stato un disastro. Ci ho messo un secolo a chiuderci qui dentro. Ma adesso è più facile ammazzarlo. Dai, vieni qua. Muori, 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 muori. Spammiamo un po'. Spammiamo un po'. E sei morto. Ok. Grande Giove. Poi. Sì, è morto più facilmente perché l'avevo già un po' colpito in mezzo tra il combattimento con quelli più piccoli. È stato terribile. Sì, è inutile che ti faccia vedere quel combattimento lì perché. Sì, è un po' inutile, insomma. Almeno secondo me. Allora, mi sono portato dietro anche una fornace. Stavolta sono riuscito a recuperare le mie cose. Che cazzo? Ti è bugata? Ce ne sono due? Mi avete lasciato una fornace? No, ne avevo portate due? Boh. Allora, facciamo così. E in realtà non vorrei neanche sprecare il carbone. Ma sì, facciamo così. Là. E asciughiamo le spugne cucinandole. Semplicemente. Stai scherzando? Cioè, io posso mettere l'elmo d'oro e cucinare per avere una pepita d'oro? What the fuck? Interessante questa cosa, non lo sapevo. Ho scoperto una cosa nuova. Bello. Mettiamo anche l'altra spugna, l'ultima. E adesso con le spugne possiamo fare questa cosa bellissima. Però essendo sott'acqua non serve un cazzo. No, serve, ma bisogna farlo dall'alto. Quindi questo lo lasciamo qui. Posso fare così. Ok, giusto. Com'è che si raccolgono le spugne? Ah, ho ancora il Mani Fatigue. Caviamocelo dalle scatole. Allora, quelle bagnate. Ok. E ovviamente prendo sempre quella sbagliata. Così, se cavo via questa rimane ok. Mettiamo anche questa e l'ultima qua sopra. Ok,
perfetto. Le asciughiamo. Avendole asciugate, possiamo prosciugare dall'acqua questo luogo volendo. Vediamo quant'è che faceva. Così. Esatto, vedete? Adesso man mano si può prosciugare il tempio sottomarino. Allora, svuoto questa stanza così possiamo starci e torno tra poco. Allora, aspetta, stavo aprendo prima del tempo per sbaglio. Chiudi. Ho svuotato questa zona tutta quanta dall'acqua. E siamo a posto. Adesso aspetta che voglio rimettere questi blocchi. Ok. E adesso cosa ce ne facciamo del tempio? Lo scopriremo in un prossimo episodio, perché per questo episodio è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione, spero che vi sia piaciuto. E noi ci vediamo in un prossimo episodio o in un prossimo video.